No, qui contenitore libero. Sono le 16.39. Ma girano le macchine qua. Del 29 settembre 2024. Ma tutte e due di rosso. Sembriamo... No, questo è arancio. Sì, siamo tutte e due. Sembriamo due preservativi alla fragola. Madonna. Ma, aspetta. Era da tanto che... Ma perché mi hai portato qui? Dove siamo? Dove siamo? A Valdichiana Outlet... A Valdichiana. Valdichiana Outlet Village. E che devi come? Perché mi hai trascinato qui? Ma racconta. Perché io qua mai t'ho trascinato in 5 anni, quindi non ti già lamentare. Vero, mi confondo. Vabbè, allora, sì. Cosa ti confondi? No, no. Aia, oh. Vabbè, allora, cosa devi fare qua? Devo trovare un paio di pantaloni eleganti sul grigio, per una divisa. Una divisa? Perché ti arruoli? Di che cosa? Racconta. La divisa di che? Sommelier. Perché quella di Ice, poi le altre associazioni cambiano colori. Vabbè, cos'è più il Klux Klan? Stupido. Ice, associazione italiana cos'è? Sommelier. Ah, e specifichiamo, qua non mica sono tutti... E c'hanno la giacca blu e il pantalone grigio, non so perché sti colori. Poi c'è lo stemma. Lo stemma lo sto facendo cucire da una cinese che mi ha chiesto 4 euro. Beneritti cinesi! Vabbè, nel 2020 non si diceva così, però. No, no, io sempre, i cinesi mi hanno sempre risolto tante situazioni. Grandi cinesi. Ottimo. Qua sono controcorrente, contro gli italiani che ce l'hanno con i cinesi. Invece i cinesi sono in gamba. In gambissima. In gambissima. Ce sanno fa. Mi è stancata la mano. Però aspetta, cambiamo prospettiva. Bello, guarda che riflesso di cielo che c'è. No, ma è fantastico. Oggi c'è un cielo, ci sono delle nuvole pazzesche. Io ci sono stata solo una volta, nel 2022, con la caciottara ci andai. Raccontiamo, chi è, vabbè, ovviamente senza dire il nome, questa cacciottara, chi è, cosa vabbè, fa? Già il soprannome che gli abbiamo dato, già lascia intendere. Vabbè, tu gliel'hai dato. Io sono stata, sì. Ma allora sono ganza a trovare. Sì, allora, questa cacciottara, che cosa fa, perché? Allora, una di quelle tamarre, ma vuol fare la signorotta a tutti i costi, nel look, nel modo, né? Così poraccia dentro e poraccia anche fuori. Racconta, fare, racconta che qualche... chiedeva lo sconto al sushi o you can eat. Chiedeva lo sconto ai cinesi. Sempre. Ovunque, non solo dove era cliente, ma anche in altri posti. Invadente. Vabbè, insomma, una poraccia. Niente. E io ho tagliato i ponti con questa persona perché proprio male male. Racconta, con quante persone hai litigato? Io? Non più di tante, dai. Vabbè, ogni anno quante persone litighi? Ogni anno, ma una. Qual è la tua media? Una l'anno, 4-5 sicuro, dai. 4-5 l'anno ci sta. No. Come no? Di media, magari c'è quell'anno che ho 3-4 e c'è quell'anno una. Capito, allora, quindi nel 2025 punto ad abbassare o alzare la media? Abbassare, dai, con l'età bisogna essere un pochino più pacati, più, no? Che dici tu? Vabbè, ora devo vedere un po' qua. Vabbè, allora salutiamo, va, perché qua siamo già sui 4 minuti. Qui contenitore libero, ci troviamo a Fogliano, abbiamo capito, all'outlet. Sono le 16.43 del 29 settembre 2000, non sbagliamo l'anno, 24. 2024, ciao!